Negli ultimi giorni sono emerse notizie allarmanti riguardo alla salute di Re Carlo, con i preparativi ufficiali per il suo funerale che sembrerebbero essere stati avviati. Il sovrano, che ha rivelato di essere malato di cancro alcuni mesi fa, ha affrontato una serie di trattamenti specifici, mentre il mondo intero attende aggiornamenti sul suo stato di salute. Secondo quanto riportato dal Daily Beast, le indiscrezioni relative ai funerali di stato del re hanno suscitato preoccupazione nel Regno Unito e tra i sudditi. Nonostante ciò, il Daily Mail ha fornito notizie più rassicuranti. Il 18 ottobre, Carlo partirà per l'Australia per una serie di impegni ufficiali che dureranno 10 giorni. A tal fine, e con il consenso dei medici, sospenderà temporaneamente le cure per assicurarsi di essere in forma per il viaggio. Al suo ritorno a Londra, riprenderà il trattamento contro la malattia. Questo è un segnale positivo, poiché se le condizioni di salute del sovrano fossero state gravi, le cure non sarebbero state interrotte, e non avrebbe ricevuto l'autorizzazione per viaggiare. Una fonte vicina al re ha dichiarato al Daily Mail che Sua Maestà si sente energetico per il suo lavoro, e desidera essere in forma smagliante, per affrontare le sfide a venire.